Si attendono numeri superiori rispetto allo scorso anno a Napoli ed in Campania per la stagione turistica 2023 e la festa Scudetto Azzurra darà sicuramente un ulteriore incremento, portando nei territori di Napoli e provincia turisti tifosi provenienti da tutto il mondo. Gli operatori del settore mettono in previsione solo per la vittoria del Napoli un più 10% negli hotel e più 15% nei B&B. Ascoltiamo ai nostri microfoni Teresa Armato, assessore al turismo del Comune di Napoli. Intanto voglio ricordare che l'anno scorso, il 2022, è stato un anno record di presenze a Napoli ed è andata molto bene anche nel resto della provincia di Napoli e della regione. E la previsione che facciamo per quest'anno è di un ulteriore incremento di presenze turistiche nella nostra città e certamente l'eventuale, facciamo tutti i riti scaramantici dovuti, l'eventuale scudetto porterà alla nostra città un ulteriore incremento che gli operatori hanno già valutato del 10% negli alberghi e del 15% nei B&B. Penso che questa cosa riguarderà questo incremento non soltanto le zone del centro della città, ma anche le zone più periferiche, il che secondo noi è un fatto molto positivo perché per l'idea di decentramento e città multicentrica che vogliamo affermare ed attuare, questa indicazione va molto molto bene. Possiamo dire che ne beneficerà anche l'intera area metropolitana di Napoli? Ma io penso proprio di sì, perché naturalmente l'area metropolitana di Napoli riguarda luoghi che sono di per sé attrattivi, penso a Sorrento, penso a Pompei, penso alle isole, ma anche a zone della provincia di Napoli meno conosciute, ma che hanno per esempio tutta la zona del Vesuviano, del Nolano. Quindi sicuramente un turista che arriva nella nostra città avrà voglia pure di vedere le nostre perle che sono in provincia. Il valore turistico della Festa Azzurra è sottolineato anche da Agostino Ingenito, presidente di ABAC. Ci sono buone opportunità per il turismo sportivo in vista della grande festa dello scudetto per il Napoli. Registriamo già il 15% di prenotazioni in più, che sommate naturalmente a quello del Maggio dei Monumenti ed una primavera di grande ripresa per il turismo a Napoli e per il territorio, sarà senz'altro l'occasione anche per garantire flussi turistici nell'area metropolitana.